Allora, con mister Masecchia una vittoria e primato. Sì, per noi era importante e fondamentale per proseguire l'obiettivo che tutti quanti sappiamo, per fare questo campionato di vertice dove ci dobbiamo giocare il campionato. Le partite sono tutte difficili, io voglio fare complimenti al Barano, non me ne vogliano le grandi, ma forse ho visto una squadra che veramente ha idee e cerca di giocare sempre la palla, quindi gli faccio i complimenti. Per quanto riguarda noi, non era facile che dopo una grandissima vittoria meritata a Pozzuoli riconfermarsi in queste partite difficili, che se vinci non hai fatto niente e se succede magari l'imponderabile siamo tutti quanti di nuovo incasinati. Ho avuto una grande risposta dagli uomini che ho, faccio i complimenti a tutti, chi ha giocato un minuto, chi sta soffrendo un pochettino fuori, perché questa è una rosa ampia, ma è una rosa fatta di uomini. Io spero che durante l'anno tutti quanti possano dare il contributo per l'obiettivo globale e non personale di quello che ci siamo detti. Con Nunzio Gagliotto, mister del Barano, i complimenti di Masecchia, una squadra messa bene in campo, quindi veramente è importante questo. Sì, ringrazio mister Masecchia per i complimenti, noi siamo una squadra giovane, cerchiamo di essere organizzati, sappiamo che il campionato è difficile, oggi penso che si esca a testa alta da questa trasferta, al di là del risultato ci sono stati errori individuali da parte dei ragazzi miei, proprio perché si picca di gioventù, qualche decisione arbitrale che lascia un po' l'amaro in bocca, quindi io penso che da questa trasferta bisogna uscirne a testa alta, insomma.